Anche il comune di Caltanissetta, che anni fa ha aderito al patto dei sindaci, si doterà a breve del PAES, ovvero il piano d'azione per l'energia sostenibile che consentirà di abbattere entro il 2020 del 20% le emissioni di CO2. Un piano che sarà stilato entro il primo trimestre del 2017 e che una volta redatto dovrà essere approvato in consiglio comunale, che servirà a tagliare le emissioni di gas serra, a ridurre il consumo di energia e ad incrementare l'uso delle energie rinnovabili con l'obiettivo di ottenere una mobilità pulita, riqualificare energeticamente gli edifici pubblici e privati. A presentare il piano e le azioni preliminari che porteranno alla sua stesura l'assessore alla viabilità e vivibilità Giuseppe Tumminelli, affiancato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico e dai componenti dell'ufficio PAES, da poco costituito. È un documento fondamentale, a maggior ragione oggi, perché se non il Comune di Caltanissetta non è dotato di questo strumento, non si può neanche partecipare a misure europee nella nuova programmazione PioFESR 2014-2020. Altresì è uno strumento fondamentale per cercare di contenere le emissioni di CO2 attraverso il risparmio energetico, attraverso una valorizzazione delle fonti di energia rinnovabile e attraverso l'utilizzo e il contenimento delle emissioni di CO2 che possono derivare tanto da una mobilità sostenibile quanto da un corretto utilizzo nel risparmio energetico che può derivare sia dall'illuminazione pubblica sia dalla realizzazione di impianti che possano valorizzare le fonti di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di energia termica. A redigere il piano con la collaborazione dell'ufficio PAES del Comune sarà la società romana che si è aggiudicata l'appalto per circa 20.000 euro. Due intanto gli incontri che si terranno il 16 dicembre e il 20 gennaio con gli attori interessati per definire le modalità di stesura del piano. Nel novembre del 2015 è stato lanciato il nuovo patto dei sindaci, quindi ci sono dei nuovi obiettivi che non sono più al 2020 ma al 2030. Perché ormai diciamo il 2020 è dietro l'angolo, e è stato innalzato anche l'obiettivo di riduzione, che non sarà quindi più del 20% ma bensì del 40%. All'interno del nuovo PAES quindi non dovranno essere inserite soltanto azioni di riduzione delle emissioni, quindi di mitigazione, ma anche azioni di adattamento ai cambiamenti climatici che sono in atto e che possiamo vedere, diciamo, i cui effetti possiamo vedere quotidianamente. Finalmente, dopo tanti anni di battaglie sul territorio, siamo riusciti a vedere l'avvio di questo processo che doterà Caltanissetta di questo piano per l'energia sostenibile. Speriamo che sia un processo partecipato, che veda coinvolta la città, perché altrimenti rischia di rimanere un libro dei sogni.